Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con la catechesi odierna entriamo nella seconda fase della storia della salvezza. Dopo aver contemplato lo Spirito Santo nell'opera della creazione, lo contempleremo per alcune settimane nell'opera della redenzione, cioè di Gesù Cristo. Passiamo dunque al Nuovo Testamento e vedere lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Il tema di oggi è lo Spirito Santo nell'incarnazione del Verbo. Nel Vangelo di Luca leggiamo: lo Spirito Santo scenderà su di te, a Maria. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. L'Evangelista Matteo conferma questo dato fondamentale che riguarda Maria e lo Spirito Santo, dicendo che Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. La Chiesa ha raccolto questo dato rivelato e lo ha collocato ben presto nel cuore del suo simbolo di fede. Nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli, quello che definì la divinità dello Spirito Santo, tale articolo entrò nella formula del credo. Si tratta dunque di un dato di fede ecumenico, perché tutti i cristiani professano insieme quel medesimo simbolo della fede. La pietà cattolica da tempo immemorabile ne ha tratto una delle sue preghiere quotidiane, l'Angelus. Questo articolo di fede è il fondamento che permette di parlare di Maria come la sposa per eccellenza, che è figura della Chiesa. Infatti Gesù, scrive San Leone Magno, come è nato per opera dello Spirito Santo da una Vergine Madre, così rende feconda la Chiesa, sua sposa elevata, con il soffio vitale dello stesso Spirito. Questo parallelismo è ripreso nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, che dice così: per la sua fede e obbedienza Maria generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo. Orbene, la Chiesa, contemplando la santità misteriosa della Vergine, imitandone la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della parola accolta con fedeltà, diventa essa pure madre, poiché con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, concepite ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. Concludiamo con una riflessione pratica per la nostra vita, suggerita dall'insistenza della Scrittura sui verbi concepire e partorire. Nella profezia di Isaia sentiamo: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. L'angelo dice a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce. Maria ha prima concepito, poi partorito Gesù. Prima lo ha accolto in sé, nel cuore, nella carne, poi lo ha dato alla luce. Così avviene per la Chiesa. Prima accoglie la parola di Dio, lascia che parli il suo cuore e le riempia di viscere, secondo due espressioni bibliche, per poi darla alla luce con la vita e predicazione. La seconda operazione è sterile senza la prima. Anche la Chiesa, di fronte a compiti superiori alle sue forze, viene spontaneo porre la stessa domanda di Maria: com'è possibile questo? Com'è possibile annunziare Gesù Cristo e la sua salvezza a un mondo che sembra cercare solo benessere? Anche la risposta è la stessa di allora: riceverete la forza dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo la Chiesa non può andare avanti, la Chiesa non cresce, la Chiesa non può predicare.
Quello che si dice della Chiesa in generale vale anche per noi, per ognuno battizzato. Ognuno di noi si trova a volte nella vita in situazioni superiori alle proprie forze e si domanda come posso affrontare questa situazione? Aiuta in questi casi a ripetere a se stessi quello che l'angelo disse alla Vergine: nulla è impossibile a Dio. Fratelli e sorelle, riprendiamo allora anche noi, ogni volta, il nostro cammino con questa confortante certezza del cuore: nulla è impossibile a Dio. E se noi crediamo in questo, faremo miracoli. Nulla è impossibile a Dio. Grazie.